Perdonarmi, ma mi prendo qualche minuto in più per parlare io di cose tecniche, perché insomma sono 2 giorni che mi dedico a questa cosa e voglio condividerla, almeno così si sente da una parte insomma un'informazione un po' corretta su quello che è accaduto nel nostro mare, e magari riusciamo davvero, io la mia speranza è questa, che si riesca davvero a trovare un sistema per impedire, che deve essere la preoccupazione di tutti, che la gente non muoia in mare. E se capiamo com'è andata, capiamo anche che cosa possiamo fare, dove possiamo intervenire per fermare i naufragi. Ripartiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che dà atto dello scontro sui soccorsi, perché c'è polemica, come sapete, con Piantedosi che dice migranti fermatevi, non partite, veniamo a prendervi, Lollobrigida, la Fratelli d'Italia, come vedevamo prima sulla stampa, 500.000 richieste di ingresso, però c'è lo scontro, no? La rabbia anche di una parte politica nei confronti del governo, che dice li avete lasciati morire. In realtà non è affatto così, e non è affatto così non perché, ripeto, dobbiamo fare gli avvocati difensori del governo, chi se ne frega, mi interessa che si salvino queste persone e non muoiano più per gli interessi di qualcuno, no? Perché in quella rotta, la rotta dell'Egeo, dalla Turchia all'Italia, ci sono l'opera degli scafisti turchi, russi, ucraini, che sono spietati, chiedono un sacco di soldi, anche se il costo è un po' diminuito rispetto a qualche tempo fa, ma chiedono un sacco di soldi a persone che poi finiscono tante volte, come sappiamo. Allora, stavamo dicendo, cosa succede quella notte? Succede che c'è una prima segnalazione della nave in mare da parte di un aereo di Frontex, che è l'agenzia europea che pattuglia le frontiere. Frontex dice alle autorità italiane: c'è questa nave, non è in pericolo, non ha dato un allarme, ci sono in coperta, cioè sopra, no? 2 persone, e poi scrive: forse ce ne sono delle altre sotto, no? E quindi cosa succede? Parte un'operazione di polizia, non un'operazione di soccorso, ma questo non perché il governo italiano è cattivo, ma perché questa è la legge, così funziona, questo è il regolamento, funziona in questa maniera. Non arriva la richiesta di soccorso, non parte l'operazione SAR. La nave, infatti, dopo questa prima segnalazione va avanti diverso tempo e arriva proprio nei pressi delle coste italiane, molto molto vicina. A quel punto cosa succede? Succede il disastro. Succede il disastro non perché c'è il mare mosso, succede il disastro perché la nave va contro degli scogli o una secca, e lì, ovviamente danneggiandosi, no, la parte di sotto, lì c'è il naufragio. Il naufragio avviene a poche centinaia, 100 metri, qualcosa di più, dalle coste di Crotone. E quindi, se mettiamo, fossero stati più fortunati questi scafisti, no, o più abili, o non lo so, o in un altro orario, e avessero visto queste cose, probabilmente sarebbero riusciti a sbarcare i migranti, come spesso accade in quella zona, no, sarebbero riusciti a darsi alla macchia. E qui è il punto. Uno, le autorità italiane hanno provato 2 volte a uscire e non ce l'hanno fatta. Quando la nave arriva vicino, si rompe, no? Si danneggia contro gli scogli o in secca, partono i soccorsi, sono le 4 di mattina più o meno, no, le prime ore del mattino, c'è ancora buio, partono i soccorsi ma sulla spiaggia, non in mare, arrivano nei pressi della spiaggia. A quel punto però, voi pensate come può essere in quel momento, no, la situazione, il mare scuro, con la notte nera, il mare che sembra petrolio, come si fanno a trovare delle persone lì che sono già cadute in acqua? Tra l'altro c'è anche freddo, perché comunque, insomma, nonostante le temperature magari appena più miti di un mese fa, e poi nemmeno troppo, immaginate che disastro può essere una cosa del genere. E quindi è lì che sorge, no, che inizia l'ecatombe, diciamo, in quel momento. Quindi non è vero che c'è stato una carenza di soccorso, e vi dirò di più, non è vero che se lì ci fossero state le ONG si sarebbe evitato il disastro. Prima cosa, le ONG in quel tratto di mare non ci sono dal 2021. Le ONG stanno su un'altra rotta, stanno sulla rotta del Mediterraneo centrale, cioè quella che parte dalla Libia e arriva sulle coste italiane. Dal 2021 lì non ci sono organizzazioni non governative. Anche se ci fossero state, non è detto che avessero i mezzi, no, e la possibilità di salvare le persone, perché non ci sono arrivate le navi della polizia, diciamo, della Guardia di Finanza, però sono navi di polizia, come si dice tecnicamente, diciamo, in questo caso. E una volta arrivati sul posto, ed era molto difficile già arrivare, c'è l'operazione più complicata, che è il trasbordo. Noi sappiamo, perché
purtroppo la cronaca ce lo dimostra, che tanti naufragi, tanti disastri arrivano al momento del trasbordo, cioè quando i migranti devono passare dal barcone alla nave che li soccorre. È lì che spesso succedono dei drammi, perché i flutti ovviamente rendono difficile il passaggio, perché c'è gente che cade in acqua, perché bisogna stare attenti a non colpire con lo scafo o peggio con l'elica le persone che sono in mare. Quindi non è detto che, anche se le navi dell'ONG fossero state presenti, fossero arrivate sul posto in tempo e poi sarebbero riuscite a fare questa operazione. Non solo, lì, come abbiamo detto, le navi delle ONG non ci sono, e spesso invece quando sono sulle coste libiche succede un'altra cosa, cioè succede che i barconi, gli scafisti mandano l'SOS e a quel punto fanno scattare appunto questa operazione SAR. Quindi quello che succede, che è successo, è estremamente chiaro. Se noi continuiamo a dire non ci vogliono dire la verità sui soccorsi, non ci vogliono dire questo o quest'altro, non capiamo come aiutare queste persone. Come aiutarle? Ebbene, la domanda che ci dobbiamo fare è: questa tragedia si poteva evitare? Purtroppo, secondo me, la risposta è no. Non si poteva evitare per una serie di motivi. Non si poteva evitare perché quelle navi che arrivano da quella rotta spesso sono, danno luogo a quelli che si chiamano sbarchi fantasma, cioè sfuggono al monitoraggio, arrivano e spariscono così come sono arrivate, a differenza dell'ONG che fanno insomma un'operazione in grande stile, tutto dichiarato, tutto noto alle autorità. Quindi se non hanno dato, per non farsi scoprire, non hanno dato l'SOS, quindi sarebbero potuti arrivare di nascosto e far sbarcare i migranti, no, nella mattina presto, ancora col buio. Non è successa questa cosa per una casualità, per un errore dello scafista, non sappiamo, per il fatto che non si vedeva bene. Quindi è una, come dire, dipende da una cosa semplice, cioè gli scafisti non devono portare persone qui. Le persone non devono salire su quelle navi, perché quelle navi sono difficili da individuare. Sarebbe stato difficile recuperarli anche in un'altra maniera, cioè anche se fosse intervenuta, non è affatto detto che se fosse intervenuta la Guardia Costiera con altri mezzi li avrebbe recuperati, che avrebbe fatto in tempo, che sarebbe riuscita a trasbordarli, che avrebbe impedito il disastro che è successo. Questa vicenda terribile ha una serie di elementi casualità, destino avverso, corresponsabilità degli scafisti che non segnalano, che sono enormi. E sarebbe quasi più consolante dire non sono uscite le navi e quindi non sono uscite le navi della Guardia Costiera, quindi questi sono morti. No, sarebbe un disastro, ma potremmo dire, vedete, basta che escano le navi della Guardia Costiera e le persone sono salve. E invece no, perché queste navi qui, queste che arrivano di nascosto, vogliono sfuggire ai controlli, vogliono sfuggire alla sorveglianza, non vogliono avere a che fare con le nostre autorità, quindi se arrivano arriva bene, se non ci arrivano possono succedere cose di questo genere. Quindi bisogna agire immediatamente per bloccare le partenze. Come si fa? Non è che si può, come lì forse, anzi sicuramente il ministro l'ha detto in maniera un po' storta, è un po' tanto storta. Ricordate che è ancora sui giornali di oggi, della prima pagina del Corriere, ha leggermente corretto il tiro, ma ha detto insomma non bisogna partire, non bisogna mettere a rischio la vita dei figli. Allora, che cosa si può fare secondo me? E qui poi Francesco, se ci sono già un po' di messaggi, magari ci prendiamo qualche minuto in più, perché questa cosa a me sta molto 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 a cuore, vi dico la verità. Come si può fare? Beh, intanto attivare dei corridoi umanitari veri, seri, gestiti dallo Stato e non dalle ONG sarebbe una cosa importante, in modo da far venire qui regolarmente delle persone e far venire qui, avere i flussi sotto controllo. Dobbiamo monitorare a livello europeo, e bisogna farlo immediatamente, prima di tutto la gestione dei flussi. Noi ricordiamo che diamo miliardi alla Turchia per volontà della Germania perché blocchi queste persone, perché le fermi, e se le blocca in quella maniera è chiaro che poi queste persone cercheranno, nei casi più diciamo disperati o nei casi in cui insomma in tutti i costi vogliono arrivare qui, che cerchino di farlo via mare. Allora va ripensato l'intero sistema europeo, non attaccare piantedosi e dire che se cambia il governo allora la gente si salva. Bisogna andare in Europa, bisogna pretendere immediatamente che ci sia un sistema coordinato, visto che non ci danno la possibilità di farlo da soli, perché allora il blocco navale non si può fare
e questo non si può fare. Magari se ci fosse stato invece il blocco navale lì e ci fossero state delle navi della Marina, la cosa sarebbe andata diversamente, avrebbero dissuaso queste persone dal partire, no? Questo è il punto. Quindi bisogna, come fanno altre nazioni, secondo me, andare sul territorio africano, sui paesi di partenza e fare un'ampia azione, cioè far capire a queste persone che si mettono in gravissimo pericolo e che l'unico modo di arrivare in Italia deve essere attraverso dei canali legali, autorizzati e istituzionali. C'è bisogno di fare venire più profughi? Bene, allora facciamo i centri nei paesi terzi da cui possono partire. Io ricordo però che alcuni mesi fa è stata votata in Parlamento una ricezione, diciamo, delle disposizioni internazionali sull'immigrazione, delle disposizioni ONU, e votarono in Parlamento contro una proposta di Fratelli d'Italia, che allora era l'opposizione, che prevedeva proprio la realizzazione di centri non di accoglienza ma di smistamento, cioè di centri da cui si sarebbero potuti identificare i migranti e poi farli venire legalmente in Italia, e fu votato contro questa proposta dalla maggioranza di governo. Quindi non veniteci a dire adesso dobbiamo fare i controlli, avete votato contro questa cosa, avete votato contro. E allora vogliamo evitare che le persone, mettiamo da parte il passato, le polemiche, tutto, se vogliamo evitare che le persone muoiano, dobbiamo fare in modo che le partenze da lì non ci siano, e non semplicemente sperando che non partano più o dicendogli dai da bravi non partite. Bisognerebbe, uno, mettere, come dire, giù le mani da questi paesi terzi e far finire lo sfruttamento, cosa che ovviamente non succederà, e visto che questo non succederà, almeno un'azione coordinata europea, dice il PD, diceva ieri sera, mi trovavo con Deborah Serracchiani, diceva bisogna fare una missione tipo i Rini, no? Come si faceva? Bene, i Rini non funzionava per un semplice motivo, perché i Rini faceva la stessa cosa che fanno le ONG, stava lì. Prendeva su tutti quelli che trovava e poi li portava in Italia, e questo alimentava il business. Perché alimentava il business? Perché, come abbiamo più volte detto e come Frontex ha sempre detto, la presenza di navi di soccorso, se agiscono come agiscono quelle dell'ONG o quelle delle precedenti missioni, alimenta il business, spinge gli scafisti a mandare in mare persone. Vediamo il titolo del giornale di oggi, che riprende questo tema, lo riprende con molta decisione, facendoci proprio un bel titolone, perché il giornale che cosa fa? Ecco qua, no? Vedete il dossier dei servizi segreti con le ONG più morti in mare, cioè il DIS, i servizi segreti italiani, hanno prodotto un documento in cui c'è, vedete, l'intelligence accusa, informazioni agli scafisti, li aiutano a fare profitti e le stragi si moltiplicano, no? Allora, se cosa vuol dire? Che se ci sono le navi di ricerca e soccorso che si stabiliscono anche in buona fede per salvare le vite, si provano a stabilire contatti con i trafficanti, questo alimenta le partenze. Invece bisognerebbe sì, magari fare una missione europea, ma una missione dissuasiva che distrugga poi le navi dei trafficanti, che li arresti, no? Si crei una struttura per questo. Questo è fondamentale, e poi si ripensino tutti i passaggi territoriali. L'Europa questo non lo sta facendo. L'Europa continua a dirci dobbiamo fare la ridistribuzione dei profughi, ma qui non si tratta di profughi, qui si tratta di migranti irregolari che nessuno si vuole prendere e che vanno trattati in maniera differente. Sono un problema differente. Cioè qua bisogna salvare la vita di queste persone prima di tutto, poi dopo eventualmente penseremo alla richiesta d'asilo, questo o quell'altro, ma se si vuole fermare le stragi, così bisogna fare, non c'è altro verso. Potete dire quello che volete, io rivendico di avere i fatti dalla mia parte, cioè il fatto che fino adesso è fatto in maniera contraria e la gente continua a morire nell'ordine delle migliaia. Tra l'altro, vi cito un dato, poi sentiamo le vostre parole, nel 2016 morirono 3.800 persone in mare, no? Perché le partenze erano molto elevate, già nel 2021 i morti erano calati a 1.800. Ok, perché? Perché meno partenze significa meno morti, ci arriva anche un bambino. Quindi io non so se già Francesco ci sono commenti, interventi, anche opinioni radicalmente contrarie. A me interessa, diciamo,
veramente dialogare. Io vorrei che noi dialogassimo seriamente di questa cosa una volta tanto. Patrizio da Formia ci dice: buongiorno, domanda per il direttore Borgonovo. Non sarebbe il caso che tutte le forze politiche lavorassero per portare in Europa una posizione forte, decisa, condivisa dell'Italia sul problema migranti, anziché fare sciocca e sterile speculazione? Chiede Patrizio. Sarebbe ottimo, sì. Purtroppo poi c'è il dibattito politico che da una parte e dall'altra infiamma, no? Quindi bisogna dire che la Lega è cattiva, Fratelli d'Italia è cattivo, oppure che il PD vuole l'invasione. Beh, se facciamo così non andiamo da nessuna parte. O ci diciamo: guardate, abbiamo dei documenti, abbiamo dei fatti, abbiamo dei dati che ci dimostrano come sono andate, come vanno le cose. Partiamo da quelli e ragioniamo come migliorare la situazione. O si fa così oppure non si va da nessuna parte. Magari con un filo più di unità, con una posizione comune, siamo tutti d'accordo che è una tragedia? Allora si faccia una specie di progetto di unità nazionale per una volta, no? Tutti gli italiani, tutti i partiti si stringono per dire: noi siamo stanchi che la gente muoia e siamo stanchi che venga data la colpa a noi e siamo stanchi di subire le conseguenze a tutti i livelli di questa immigrazione di massa. Bene, allora magari a quel punto riusciremo a farci sentire un po' di più. In questa vicenda Sì. io mi pregio di avere una cosa, in questo caso a differenza di altri politici, altri colleghi, no, che hanno parlato o che scrivono editoriali, che io ho citato, no? Ho dato la mia opinione sul finale e tu hai tutto diritto anche di essere radicalmente in disaccordo con me, però ci sono dei fatti, cioè io ho citato dei documenti. Ho citato delle immagini, delle fotografie, degli orari, ho citato una ricostruzione, non ho detto la mia, ho detto quello che rispiegano Frontex, la Guardia Costiera, che dice la Procura di Crotone, cioè c'è un'autorità europea che dice una cosa, una Procura che dice una cosa, una Guardia Costiera che dice una cosa, la Guardia di Finanza che dice una cosa, e ditemi voi se queste sono bugie o se Sì, sono certo. documenti che non possiamo smentire. Cioè, questo è il punto.